Allora, adesso andiamo a berci qualcosa e ti metti tranquillo un attimo. Dai, su. Mettete a posto sta macchina, raga. Quando metto a posto la di chi è sta macchina? Bella sta macchina tanto, come va? Ma che è una Lamborghini sta qua? Ci trattiamo bene, Lino. Minchia, vai a fare le rapine e giri in Lamborghini. Ah, c'è, mo ti faccio il regalo. Posso fare un regalo? Il locale ha ricominciato a prendere, eh. Sì? Ah, c'era anche. Allora, visto... allora, bene, bene. Diciamo, stiamo in fase ancora di sempre città, stesso problema. Sì, però Vino, comincia da ti ho fatto un regalo di soldi. Vino, molto fuori, non so quanto mi hai dato? E spesso quando entravo non vi beccavo. Ti ho dato 5.000 dollari. La mancia. Ah, grazie, come va? Sei troppo geniale. Ah, vieni che ti offro da mangiare. Buonasera, ragazzi. Buonasera, Peppe. Buonasera, Max. Buonasera, buonasera, ragazzi. Com'è? Tutto a posto? Tutto a posto. Tutto bene, tutto bene. Dai, andiamo a berci qualcosa, facciamo un open bar che ci viene un po' di gente. Offro io che metà io e metà il signor Pascal offriamo. Bravo, Max, Pascal, Max, possiamo fare un open bar da 10.000, per favore? Ha offerto Pascal, ha offerto Pascal, eh? A bravo Pascal, bravo. Va bene, va bene. Facciamo. Hai visto con le parole che si ottiene? Questa è passata a fare una rapina. A offrire da bere a tutti, Pasqua. Mo basta che se vuoi ti do qualcosa indietro e ti vai a vestire da persona normale. No, io ce l'ho un altro vestito, ci vado a cambiare. Stasera Pascal ha combattuto. Come ha combattuto? Ho combattuto nel ring, ho perso. Ha perso, ha perso. Anzi, Peppe ti racconta. Anche Kat ha combattuto, eh. Anche grazie Kat. Mille, Kat. Jesse, dovresti venire vestito un pochino meglio, magari a lavorare qua, se puoi. Come me, Jesse, guarda che spettacolo, che stile. Toh, Jesse, comprati dei vestiti, mi raccomando, un po' eleganti per venire qua. Io sono Pino, il titolare, comunque. Ciao, Pino. Oh, ciao, Roberti, come stai? Oh, quanto tempo, aspetta che ti saluto. Ma dov'è la Robby? Non la vedo. Ah, è là dietro. Vabbè. Ciao, Roberti, come stai? Ciao, bene, bene, sei sempre bellissima, eh? Ma anche tu sei uno splendore. Grazie. Poi con questo vestito molto... non so. No, perché dovevo beccare l'avvocato. Mi sono vestito così che dovevo beccare l'avvocato. Perché l'avvocato, tutto bene? Sì, tutto a posto, tutto a posto. No, no, mi sto candidando in politica. Sembra che si... vai, sì, io voto per te. E beh, ci mancheresse. Beh, lo sai, sì, sì, sì. Ma poi mica Gio lavora qua, Giuseppe. Che cazzo, ma Fragolina non c'è? No, stasera non l'ho vista. Ma vedi che Giuseppe aveva solo le chiavi, mica lavora qua. Buonasera. Oi, William, buonasera. Buonasera. Dov'è Max, ragazzi? Sarà qui a Bighellonare, eccolo qui. Buonasera, buonasera. Oh, Max, ma quindi come sono andate queste cose qua degli incontri? Sì, no. Sono andati molto bene, secondo me. Cioè, il pubblico femminile, cioè il pubblico, scusami, gli incontri femminili, secondo me, sono migliori dei maschili. Almeno stasera non era nulla di organizzato. E è arrivato un bar con i suoi amici, con le sue ragazze. E hanno fatto questo combattimento. Hanno combattuto. Ah, un bar era organizzata sta cosa. E, no, boh, veramente ho telefonato io a Marta. E poi a Kat. Però vabbè. Con il grazie a Peppe. Marta e Kat si sono sfidate? Sì. C'era anche un bar, nel senso, perché comunque probabilmente c'era la moglie, amica della moglie. Comunque è stato molto divertente, secondo me. Poi appunto si stavano insultando. Non c'è cibo preparato? Si sono insultati. Max, Peppe, vi devo parlare un attimo. Potete venire un attimo? Sì. Oggi ho parlato con persone importanti. Ci potrebbero essere la possibilità che facciamo cadere il sindaco. Io mi devo candidare. Okay. Cioè, ufficiale, penso la prossima settimana, proprio parte le elezioni, vi dico. Quindi bisogna che qua vi prendete in mano locale, noi abbiamo ripreso cazzo. Bisogna iniziare domenica la festa, cioè teniamo botta sul locale, domenica festa, e tutti i giovedì facciamo l'incontro. Cioè se l'incontro, chiaro? Va bene. Due eventi a settimana. Sì. Può darsi che cambiamo, diciamo, Max, però la macchina, come si chiama? L'hammer, dov'è? L'hammer, la voglio là davanti. Mettiamola là davanti. Vi date, i giorni, può darsi che ricambiamo, facciamo la domenica, perché lunedì e giovedì abbiamo scoperto che in città
e tutti, diciamo, i gruppi, le gang, hanno sempre degli incontri, capito? Degli incontri tra di loro, e dalle 11 fino a mezzanotte e mezza. Yeah. Quindi vediamo un attimo, capire quali sono i giorni. Comunque ne parlo poi anche con Fragolina e con Peppe. Digli che domenica a Fragolina potremmo organizzare proprio la mia festa di candidatura in politica. Prova a preparare qualcosa anche a livello scenico. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Dobbiamo anche organizzare una bella lotteria che duri una settimana. Qua oggi volevo farla su in terrazza e vorrei cambiare la scritta, raga. Quella che c'è sopra la terrazza. Ho scritto tipo vota Pino, una cosa, vabbè. Eppi. Totò. Dove sei? Sono qua sopra in terrazza. Ascolti, ti volevo parlare di una cosa. Vieni, sto salendo, sto salendo. Ma vieni qua nell'area, ti aspetto. Allora, io mi devo candidare, lo sai, no? A sindaco. Esatto. Devo candidare a sindaco. Sposta neanche. E tu hai esperienza in politica? In passato ne hai avuto, sì. Dimmi la verità, tanto ho bisogno di una persona fidata più che di un esperto, però non mi prende per il culo. Hai esperienza o no? Quello che hai fatto? L'ho fatto nell'altra... l'altra vita. In un'altra vita hai fatto? Che hai fatto? L'assessore al Nuoro? Che hai fatto? No, ho fatto il militante di un partito. Ti interessa? No, ho bisogno di uno che faccia... devo fare una squadra di governo, hai capito? Ste cazzo, ma c'è pieno di zanzare qua, ragazzi, eh? Si può fare un trattamento, Max? Lo chiederemo. Minchia. Le zanzare stanno prima sulla merda queste qua. Ho visto. Ma il problema è che c'è l'acqua. Ogni tanto guarda che la ragazza sta correndo dalle zanzare, non riesce a liberarsi. Per favore. Allora, che facciamo? Te l'ho detto, può essere una sorpresa, l'uomo giusto per fare il vice. Allora, io non mi assumo responsabilità, eh. Io non mi assumo responsabilità. Cioè? No, dico, perché lui è un po' pazzo, è un po' pazzerello, dottore. Ogni tanto si è vestito da uomo uovo. Uomo gallo, ogni tanto faceva le rapine, me lo ricordo quel periodo lì. Ma non ci sono più foto, Pino. Combinazione, l'ultimo terremoto ha eliminato tutte le prove. Tu ce l'hai pulita la fedina penale, sicuro? Certo. Se non era per Torre, sì, ce l'avevamo pulita sin dall'inizio. Ma guarda che non è fedina penale sporca quel tipo di reato. Sì. Che è successo? Ah no, ok, vabbè. No, niente, Pino, che mi candido. A cosa? Ma vedi come sei vanesco? Niente, in politica vedi di non darmi problemi mo che mi candido tu, eh? Infatti, Mimmo, mi raccomando, perché sennò, cioè, poi ci mettono un attimo i blog a parlare male di, insomma, del fratello del sindaco. Esatto. Mazzi, insomma. Lo dico perché, insomma. Tu qua dentro puoi fare quello che vuoi, scopare, pippare, però non andare in giro, capito, a farlo. Che sei proprio uno tossico, compa. Ma il programma di governo l'hai già pensato. Ma che cazzo dici? Tutto quello è quello che dobbiamo dire, compa. E tu non lo vuoi fare? Ma certo che non lo voglio fare. Noi dobbiamo dare da mangiare alle mafie, compa. Ma sei scemo, tu invece la favorisci. Ascolta, dottor, vuoi lavorare per me o vuoi darmi dei consigli su come migliorare la mia vita? Tu sei lavorato, tu devi essere un soldato, come Di Livio. Ok? Noi le mafie le aiutiamo. Non mi servono consulenti. Io sono un burattino di merda. Bravissimo. Vabbè. Con una persona normale. Ascoltami un attimo, Max. Tottoi non si fa plasmare, compa. C'ha il vizio di dare consigli, capito? Quelle robe di da comunista, capito? Non è l'uomo giusto. Sì, ascoltami, però io non so nulla di Ghetti. Ci vorrebbe William, capito? Ma William è troppo nutossico, compa. No, ci vuole William per andare nei ghetti, non hai capito? Cioè, nel senso, lui conosce bene le zone e sa come, capito, approcciare. Ma Mare non ce l'ha, raga. Ci parli tu, capito? Non so se capito cosa voglio dire. No, ho capito che ci... Adesso non so neanche dove andare. No, ma io ti volevo parlare a te perché mi serve di trovare una persona, hai capito, che mi fido. Quindi Tottoi niente, ha deciso di no. Tottoi praticamente gli ho detto due robe e si è messo a consigliarmi il contrario. Ascoltami. Ma è un tuo uomo, Tottoi. Poi sai che lui è uno spirito libero, compà. Lo so, ho capito. Dimmi, insomma.
Sì, ma non stiamo andando lì, non ti preoccupare. Sì, tranquillo. Vai, vorrei andare con te. Sono preoccupati che stiamo andando nei ghetti, quindi sono tutti preoccupati. A noi serve uno proprio, hai capito, un soldatino, compa. Allora facciamo una cosa, fammi un attimo parlare con Totoi e poi vediamo un attimo di capire se c'è qualche d'uno. Ma lo conosci Totoi, lui è così, è uno spirito libero. Non saprei sinceramente adesso su due piedi chi possa essere, diciamo, l'uomo che cerchi come vice sindaco. L'uomo che cerco? Io cerco uno che sia presente e che sia un soldatino. Ma Manfred non gioca, raga. Un Govenozzi non mi convince. Guarda, fare il vice sindaco comunque. Scappa, scappa. Oh, vedete di chiudere, che secondo me c'è della gente che vuole rompere il cazzo. Vieni, vieni, Will. Ascoltami un attimo, ma tu conosci... Oh, che cazzo fai? È la protezione, non ti preoccupare. Ah, ascoltami, ma tu conosci qualcuno che potrebbe essere adatto per fare... per aiutarmi nella mia ascesa politica? Al potere? Ah. Ma tipo un vice sindaco, mi serve uno serio, che non ha precedenti penali. Senza precedenti, ma quindi non vuoi qualcuno che sia della malavita, diciamo, qualcuno regolare? Capito. Poi ma dipende che tipo di malavita è, compagno, cioè, capito? Senti Pino, io credo che tu abbia bisogno di proprio di un vero e proprio servizio di sicurezza serio, cioè... Ho capito, ma mi serve un vice sindaco. Ma cioè, vuoi una persona che abbia cioè doti per parlare, per fare comunicativi, cioè che ti serve, che figura ti serve? Uno che parla, che non lo so, uno che spara. No, è uno che spara, uno praticamente, ragazzi, che deve fare le mie veci, deve fare il soldatino. Io quando non c'è, capito? Ok, dobbiamo, l'hai detto a Max? A Max gli ho detto, stavamo pensando a Totoi, ma a Totoi gli è venuto in mente di darmi consigli e mi ha fatto girare il cazzo. Troppo uno spirito libero. Sì, bisogna prendere qualcuno che dici tu che ti deve ascoltare a bacchetta. Deve essere un Pino o due. Tu c'hai dei precedenti, compa? Parecchi. Ah, purtroppo parecchi. Porca. Ma mi sto occupando, Pino, della situazione qua, perché è difficile. Ora no, ma infatti tu devi star qua, che sta partendo bene. Mi serve uomo... Lo troviamo, una testa di re, un esecutore. Raga, non bisogna, cioè, trovarlo è già roleplay, Vediamo. E peraltro... Che non lo possiamo sbagliare, questo problemi qua. Che hai? Senti come si spara fuori, senti. Sta sparando? Di brutto, vediamo. Chi sono? Ragazzi, che si dice fuori, chi sono? Oh, c'è uno morto là per terra, Ma guardate, mi dicono dalla sicurezza che addirittura il dottor Ugo Menozzi che fa queste robe, ma... Ah. Un civile, ma com'è possibile? Quello che volevate come sindaco. Menozzi. Oh. Ragazzi, ma siamo seri, oh. Dov'è Marta? E chi è, oh? Là. Signor Pino, attento, Beppe. Marta? Dimmi, Pino. No, dico, ma chi cazzo è stato? Ma chi è cazzo? Non lo so, comunque la sta cercando una persona, quindi attenti. William, stai attento che sta passando sempre una macchina qua fuori, voglio, statevi attenti tutti con le pistole in mano, mi raccomando. Ma là c'è ciao. Ciao. Ma ciao perché sei il cognome o ciao per dire ciao? No, è lui, Leslie, ciao. E tu perché gli hai detto ciao? Tu perché gli hai detto ciao? Si chiama Leslie, ciao. Mi fa preoccupare, cosa? Nonno così però. Ciao. Ciao. Sì. Mi ha chiesto perché ciao. Ti chiamo ciao. E perché ciao? E ciao. No, chiaro. Lui è sì. Ciao. Oh, scusate. Ciao. Hola, sì. Ciao. Sì. Zuma, gli puoi dare qualcosa da mangiare al signor Ibu, per favore? Grazie mille. No, fai un open bar, nonno, dai. Beh, come vecchi tempi. Niente. Aspetta, Pino. Niente, sei in cane? Mi stavo per cambiare, dimmi tutto. Sì, senti Pino, ma la pizzeria è tua? Sì. Okay. E si chiama La Terrazza, non la pizzeria. Sì. Senti,
È vero che mi regali la pizzeria? No, da posto la pizzeria. Ma il buco positivo. Io ho sentito sì. Ma che si chiama? Potuto da mangiare. No, non ho capito. Zoom, lo puoi portare fuori per favore, il signore mi sta cagando fischietto. Ecco, che ha detto? Ehi, Buspac. I cigni di Ragnar. Compa, hai perso veramente, veramente. C'è proprio una capa pazza tu, Oh, compa, io c'ho esperienza. Tu hai bisogno di un consulente, io ci sono spesso. No, però io ti volevo come vice sindaco. Come consulente è ovvio che ti ho per chiedere un consiglio. Cioè, ti ho comunque, compa. Ma ti ha fatto due proposte e mi hai zittito. Mi hai detto che devo stare muto, cazzo. È giusto, perché quella era l'attitudine giusta. Allora non sono un consulente. No, no, tipo servo era, capito? Al servo, però dopo quando non ci sono i topi ballano, hai capito? Ma lo sai che le mie origini mi impongono di non essere servile. Lo so, sì, lo so. Servile no. È uno spirito libero. No. Sì, Tu che vuoi entrare in politica, ti posso far conoscere una persona che ti possa dare una fortissima mano in questa città? Sono serissimo, vieni qua, vieni. Eccolo qua, è lui, Francesco Emilio Borrelli. Franci, parla con Pino. Sandro, chi è questo cialtrone? Lui è una persona che vuole fare il sindaco. Franci, digli quello che hai fatto tu per Napoli. Raccontagli e fagli capire come si fa. Può mettere giusta telecamera, signor Borrelli? No, lui è Francesco Emilio Borrelli, lui sta sempre in diretta su Facebook. Ma assolutamente, perché... ma chi è questo cialtrone che mi dice cosa fare? Lui è il prossimo sindaco di Napoli. Di Impero. Non riprenda però, non riprenda. No, no, Zuma, vieni con me. Zuma. Francesco, dagli un paio di dritte, mi raccomando, Francesco. Ma il signore è molto... Scusa, Zuma, accompagna alla porta, quello là si rompe un cazzo a Borrelli. Ragazzi. Ma con me? Ma tu sei per la legalità o no? Ma vaffanculo, va. Che schifo. Max, ascoltami un attimo, mi è venuta una cosa, vieni qua. Sì, praticamente ragazzi, vi dico la verità, sto viaggio qua, praticamente qui quando sono arrivato siete state le persone che non mi hanno mai tradito, voi quattro, cioè voi tre, c'è anche Zoom, sinceramente, che a oggi non mi ha tradito, però Zoom diciamo che fa più il braccio armato, si occupa più della mia guardia personale. A livello imprenditoriale, diciamo che a Max ho dato la terrazza, a Peppe la palestra. Con lei, ammiraglio, avrei un ragionamento diverso da farle, praticamente. Sì. Comunque dobbiamo mettere a posto questo cazzo di specchietto, Max, che sta rotto lo specchietto dietro, eh? Vabbè, però lo ripariamo, non ti preoccupare. No, però fa proprio cagare così. Lo so. Io mi devo candidare come sindaco, compa. Sì. E ho bisogno di una persona, di un soldato, non di una persona. Come siete stati voi fino adesso con me. Anche sto finestrino è veramente insopportabile, te lo dico. Sta locandina, tipo vota Pino Cino o qualcosa del genere, quella ci passa un sacco di gente, dovrebbe fare impatto, ma pure sugli altri cartelloni, e non solo quella. Pronto? Sono io, signor Pino, se mi vuole aggiungere. Mannaggia. Mo' da giù. Bravo, sei intelligente. Ammiraglio. No, è fate Vopa, Vito Vopa. È come ammiraglio, è solo un... Perché mi prendono in giro i ragazzi per scherzare, signor Pino. Ma che per scherzare? Mo' lo facciamo diventare una cosa vera. Ammiraglio Vito la Vopa da oggi sei tu. Va bene, signor. Però sta cosa qua dell'ammiraglio, facciamola passare per vera, che tipo hai perso una mano. Sì. O un dito, una cosa, che c'è un... Va bene, ci può stare. Ragazzi, non mettete musica, adesso faccio un attimo la chiamata per te, Pino. Ciao, capo. No. Aspetta, ti richiamo io che mi si rompe il telefono, spero di richiamare. No, dico una cosa importante, capo, mi raccomando, è veloce. Una cosa che devo sapere adesso. Sì, però Pasquale, ok. Pasquale, già t'ho capito.
Cosa hai capito? Che t'ho capito? No, modo tu fammi lavorare a me che ti faccio avere i voti. Tu sei sereno. No, modo ascoltami un attimo, ma ciao dov'è? Ciao, è in giro. Mi sa che è il locale nuovo, al tequila, la. Ah, sta al tequila, allora, 513 Max. Ma lo so dov'è il tequila. Cappà. No, io volevo... Oh, ti senti? Ti senti? No, io ragazzi adesso vado a dormire. C'è mio cugino che si sta candidando in politica. Ok, come si chiama? Tuoi amici. Poi ti comunque, ammirale, devi andare a parlare con Ciao. Tu e i tuoi sì. amici? Che gli devo dire? Gli devi dire che gli devi dire domani sera di venire al locale, che gli devo parlare. Comunque tu amici, sì, va bene. Tu e i tuoi amici me li votate tutti, sono $1,000 avuto. $1,000 avuto.